Beh, io mi posso anche alzare. Allora, buongiorno a tutti, Tina Guida, Regione Lazio. Partiamo dalle risorse, perché in quest'ultima parte, insomma, delle attività si sta proprio, diciamo, interessando di risorse. Allora, risorse, noi diciamo innanzitutto risorse umane. Risorse umane e nel Lazio, nello specifico, abbiamo diciamo, funzionari tecnici molto qualificati, altamente specializzati nella materia Natura 2000, che fanno capo sia all'area dove io insomma, opero dell'architetto Mauro Antonelli, sia all'area del dottor Stefano Cresta. Quello che spesso manca è la sinergia. E se ne è parlato anche oggi e ieri in questa sede, la sinergia e la messa in rete delle conoscenze. Ieri è stata presentata una slide che proprio dava quest'idea, i due omini che facevano il tiro alla fune. Noi abbiamo energie, risorse umane, professionali all'interno della regione, abbiamo bisogno di confrontarci con altrettante risorse umane qualificate anche all'esterno, il mondo scientifico innanzitutto, le autorità competenti, Ministero e ISPRA. Cioè bisogna affrontare e superare questo tiro alla fune di cui si parlava domani, ieri, e bisogna superare questo tener chiusi i dati in un cassetto, quindi ISPRA che mette a disposizione i dati. Anche perché i dati a noi regioni come soggetti gestori del territorio e che siamo tenuti a fare pianificazione tutti i giorni del territorio sono fondamentali. Io penso ai miei colleghi della valutazione di incidenza che tutti i giorni sono tenuti a rilasciare pareri e autorizzazioni su programmi, piani e progetti e ben venga la disponibilità di dati per una pianificazione più corretta, per una pianificazione concreta, applicabile veramente sul territorio. Questo risorse umane, quindi questa messa in rete, e noi l'abbiamo sperimentato, diciamo, personalmente in questi ultimi tempi, perché come tutte le altre regioni siamo stati, diciamo, abbiamo contribuito al terzo report. E contestualmente ci siamo trovati a mettere testa sull'aggiornamento dei formulari standard e sull'individuazione di misure di conservazione per la designazione delle ZSC. A volte abbiamo lavorato, come si dice, a compartimenti isolati e quindi diceva il collega del Piemonte, a un certo punto proprio con conflitti tra i dati che avevamo trasmesso per il terzo rapporto e i dati invece che avevamo nei formulari. Quindi ecco proprio un esempio concreto. E nel momento in cui ci siamo stati costretti a metterci intorno a un tavolo, abbiamo visto per esempio che c'erano tutta una serie di carenze. Quali? E uno, per esempio, la Regione Lazio non ha una mappatura adeguata degli habitat. Parliamo ormai di stato delle conoscenze dentro e fuori Natura 2000, dentro e fuori delle aree protette. La direttiva ci impone monitoraggio, conoscenze, implementazione di dati, conservazione dentro e fuori. Forse in questi anni noi avevamo pensato, beh, tanto Natura 2000, i vincoli sono esclusivi dei siti. Non è vero. Cioè, non è assolutamente vero, quindi noi siamo tenuti come regioni a gestire la famosa biodiversità anche fuori dalle aree naturali protette, dove parchi, riserve e Natura 2000. Quindi, messa a punto, abbiamo bisogno della carta degli habitat. Come facciamo? Il Ministero mi ha detto, ma dovevate farla già 10 anni fa. E non ci abbiamo pensato, oppure pensavamo di avere gli strumenti per poter avere una carta degli habitat, non ce l'avevamo. C'è una carta Natura 2000, ma non è sufficiente idonea per una gestione e pianificazione del territorio. Quindi ci siamo messi intorno a un tavolo, i tecnici dell'ARPO, e abbiamo chiesto il supporto ISPRA. Vi ringrazio, insomma, per la collaborazione e il supporto che ci darete, insomma, per la realizzazione di questa carta. Io penso che le problematiche, carta, in questo caso Lazio, carta della natura, sono poi tutta una serie di problematiche, insomma, che si ripetono. Questo per le risorse umane e per le risorse, insomma, degli esperti qualificati. Risorse finanziarie.
Nel Lazio è andata bene la programmazione 2000-2006, non altrettanto bene in tema natura e biodiversità la 2007-2014. Stiamo lavorando per un'analisi dei fabbisogni per un'adeguata programmazione 2014-2020. Si è parlato di programma di sviluppo rurale. Il regolamento 1305 del 2013 della Commissione europea dà grande rilevanza a Natura 2000 e alla biodiversità, ma sempre per aree vincolate e quindi aree per cui c'è un decreto, una legge istitutiva che le tutela. Quindi come pensiamo di intervenire per Natura 2000 fuori da queste aree vincolate? Io non credo che il regolamento 2013 sia poi del tutto esaustivo. Punto 1. Punto 2. Spesso le stesse azioni in alcune regioni partono, vedi il caso eccellente dell'Emilia Romagna, in altri non partono. Noi Lazio nel 2007-2014 avevamo chiesto l'attivazione del monitoraggio, la Commissione ce l'ha bocciato. Allora, perché noi Lazio non siamo stati capaci a trovare la formula giusta? Il fatto è che insomma questa attività importantissima e comunque monitoraggio, giustamente, l'aggiornamento delle conoscenze, chiamiamolo così, non l'abbiamo potuto fare. Ora ci proviamo nella programmazione 2014-2020, però intanto gli anni passano e gli obblighi sono sempre quelli. La direttiva è chiara, l'applicazione degli articoli della direttiva sono obbligatori. Ora non mi voglio dilungare, però ne approfitto del mondo scientifico, insomma, per evidenziare altre esigenze. Di cosa avremmo bisogno? Ieri, ma anche stamattina, è stata data poca attenzione al mare. La questione mare, le attività mare. Le regioni sono tenute a provvedere al monitoraggio di specie habitat dei siti Natura 2000, sia terrestri che marini. I documenti di programmazione 2014-2020 per la prima volta parlano di azioni di conservazione anche a mare. Purtroppo di mare si parla poco. Abbiamo dati, ma sono dati ancora poco approfonditi. E poi un altro punto che ci vede coinvolti è Natura 2000 e strategia del mare. E noi ci troviamo disarmati, nel senso, mo chiediamo aiuto a Ispra, perché non sappiamo, perché non riusciamo a trovare il punto di contatto, no? Natura 2000, strategia del mare. Non è competenza nostra, non è competenza delle aree protette. Quindi bisogna pensare insomma un altro, proprio noi Lazio dovremmo istituire proprio un ufficio, una task force che si occupa anche della strategia del mare. Ora un altro punto, non voglio, però sono dei punti importanti. Fortuna che avevo stimolato a mettere i punti sul... Allora, lo stato di conservazione. Allora, noi ci siamo inventati la valutazione dello stato di conservazione regionale. Non va bene, nel senso ce lo siamo inventati nel momento in cui abbiamo dovuto pensare a priorità di interventi nei siti di Natura 2000 ai fini delle ZSC. Ora è auspicabile che ci sia un confronto con lo Stato, insomma, per capire anche se stiamo andando nella direzione giusta. Però l'allocazione di risorse richiede una priorità di interventi. Dove impegniamo risorse finanziarie? E questo ci deve anche aiutare il mondo scientifico, dove c'è più bisogno? E ripeto, in questi giorni stiamo facendo l'analisi dei fabbisogni. Sempre rivolti al mondo scientifico, c'è un altro punto che secondo me dobbiamo lavorare nei prossimi anni. Ieri abbiamo visto per ogni specie e per i vari habitat di cui si è discusso l'elenco delle pressioni e minacce, elenco pressioni e minacce esaustivo, non è altrettanto esaustivo l'elenco delle azioni. Spesso vengono elencate azioni però non applicabili. Misure di conservazione, azioni, interventi attivi, però a volte sono una serie di buoni propositi. Come li applichiamo? Come li finanziamo? Poi chiudo col finanziamento. PSR significa cofinanziamento e significa avere a disposizione risorse per l'IVA.
I beneficiari, soprattutto gli enti parco, non hanno risorse, almeno nel Lazio in questo momento, per far fronte all'IVA e al cofinanziamento. Quindi incardinare la conservazione della natura alla programmazione comunitaria, ai fondi comunitari, a mio parere è un rischio, è pericoloso, insomma. Questo, insomma, mi fermo.